Jesus fueres, conde-mo pro amici! Merda, abbiamo guai! Qualcuno uccida quella donna! Com'è arrivata fin qui? Ehi, tu, fermati! Fatela fuori e torniamo ai denti! Anche il mio cuore. È il faro di Tolomeo! Via di qui! Questo fuoco brucerà solo per Cleopatra. Zeus, come hai fatto a uccidere il capitano?
Gli uomini di Tolomeo stanno per passare. No. Aspettiamo l'arrivo del segnale. Non riesco a credere che hai affidato a una donna un compito simile. La flotta non riceverà mai l'ordine. Pazienza, Cesare. Il dado è tratto. Vieni, al campo di battaglia. Magi, copri la ritirata! E molti hanno dubitato di Aya. E tutti hanno trovato la morte nella sua lama. Ah! Ehi! Ah! Via di mezzo! Tieniti forte! A sinistra! Sarà meglio che tu sia veloce come dicono con quell'arco! Voi pensate alla biga! Io mi occupo di questi idioti! Strano modo di definire i tuoi fratelli! Chi abbandona la nostra gente non può dirsi mio fratello! Ci inseguono! Sono tanti! Ci inseguono! Sono tanti! Siamo circondati! Me ne sto occupando! Fallo più in fretta! Dietro di noi! Si stanno avvicinando! Ne stanno arrivando altri! Colpisco più veloce che posso, Cesare! Pessime notizie! Che cosa c'è? Meglio non saperlo, Cesare! Più veloce! Forse possiamo farcela! Lo affronteremo! Preparatevi, Cesare! Sarà la battaglia più ardua della vostra vita! Questo è impossibile! È Osiride in persona! Le frecce lo fanno solo arrabbiare! Tenete dritta la biga! Sto solo facendo in modo che non si calpesti, vai! Ho un'idea! Liberati subito di quel bestione! Siamo quasi arrivati al faro! Presto non avremo più spazio! Tira più forte! Là! La flotta! No, no! Non ho più nulla da lanciare! Sbrigati, Baie! Scriveranno canzoni su di noi! Ora dobbiamo raggiungere le navi! Saremo eroi con la spada e l'ingegno! È lunga 3 stadia. Secondo gli informatori, Potino sta guidando la carica. Occupati tu dei soldati, Cesare. Io penserò a Potino. Ad victoriam! Voglio vedere esitazioni!
Geras! Aiuto! Mi serve aiuto! Hanno affidato a me la tua morte! Quel folle ordine è giunto al termine, Potino. Affronta la tua fine. Hanno superato il limite, Asiwa. Lo sapevo. Ma volevo soltanto la pace per l'Egitto. La tua pace è solo per pochi. È sempre così. Come ogni cosa che funziona. Io ti chiedo perdono, Bayek di Siwa. Il mio dazio è stato pagato, sempre. Ora che mi sia concessa la gloria. Non è rimasta alcuna gloria in Egitto. L'eunuco è morto. Bene. Gli informatori hanno trovato Settimio. È nel prossimo villaggio. Io distraggo i suoi uomini, tu catturalo. Dobbiamo scoprire i suoi piani. Credevo che le vostre spie sapessero tutto. Non proprio. Ma dicono che Aya abbia addosso l'odore di quel piccolo re. Quindi ci sono stati utili. Vuol dire che Tolomeo è stato preso. Mi occuperò del resto. Thank you.
diversos fueris con mo pro amici. Quell'idiota è arrivato. Presto conoscerai i tuoi dei. Bayek di Siwa, finalmente tocca a noi. Sei pronto a morire? Tu adesso affronterai il giudizio settimo. Presto ti ritroverai nella Duat. È questo che sai fare, Mejai? Ora capisco perché l'Egitto è tanto debole. Vai a pure, cazzo! Ti sono mancato! Fermati, Bayek! Settimio è un romano e verrà giudicato dalle nostre leggi. Ha ucciso mio figlio! Il faraone è morto! Tutto quello per cui abbiamo lavorato così a lungo è divenuto realtà. Abbiamo sconfitto i nostri nemici. Finalmente potrò guidare l'Egitto verso un nuovo futuro colmo di prosperità!
Via dalla strada! Levatevi di mezzo! Ti sei alleato con Settino, adesso bandendoci da palazzo! Capisco la voglia di vendetta che vi muove, ma ascoltatemi! Vedi di spiegarti in fretta, o sarà la mia lama a finire il tuo discorso. I tuoi servigi non sono più richiesti. Cleopatra ti ha riempito d'oro. Mi dispiace, Aya. Cosa? Le abbiamo dato tutto! Le abbiamo riconsegnato la corona! E ora starà con lui! E dov'è la giustizia per noi? Settimio doveva essere giudicato da Roma. Cesare sta proteggendo l'ordine. Servono compromessi per riportare Cleopatra sul trono. L'uomo che ha ucciso nostro figlio è tuo alleato! Faremo qualunque cosa per eliminarlo. Mi hai sentito? Cesare vi incolpa per la morte di Tolomeo. Un faraone, un dio, non posso farci nulla. Quel che pensa Cesare non conta. È con Cleopatra che ho fatto accordo. Dammi tempo, Aya. Risolverò ogni cosa. Ma per il momento, ti prego, sta attenta. Le apparenze ingannano. Traditore. Sembra incredibile, ma non so proprio cosa dire. Cleopatra è stata avvelenata da Roma e noi dalla sua infedeltà. Daremo fuoco all'Egitto. L'ordine è più forte adesso. Hanno Roma. Un momento, aspettate. Ho sbagliato. È stata colpa mia. Quando mio figlio è morto, ho reagito con furore e rabbia. Ma così li ho solo resi più forti. Siamo diversi, ma abbiamo combattuto insieme per riportare Cleopatra sul trono. È stato un errore, amici miei, ma almeno ci ha fatto incontrare. Ora i nostri nemici si nascondono dietro le corone, agendo all'ombra di re e regine. Ma chi è che agisce nell'ombra a beneficio del popolo? Siamo noi. Sta nascendo qualcosa da tutto questo. E comincia qui e ora. Dobbiamo continuare a combattere, a difendere la libertà del popolo. E per quanto piccola, la nostra confraternita è la nostra speranza. Non abbiamo bisogno di nessuna corona. I nostri valori, ciò per cui agiamo, ciò in cui crediamo, ci terranno uniti. E prometto che per tutti i figli d'Egitto sarò il padre che non sono stato quel giorno a Siwa. Per la confraternita! La confraternita! Avevi ragione. Mi sono fidata della dea sbagliata. C'è una cosa che ancora non capisco. Settimio ha preso lo scettro di Alessandro. Perché? Infatti, lui e Flavio erano troppo interessati alla tomba di Alessandro. Partiamo da lì.